Quinta giornata d'andata del campionato olimpico dell'edizione Magna Grecia dei tornei Skies. Di fronte si trovano l'FC Stadera e gli Sky Jumpers, che si schierano in campo con Capitan Ciaramella tra i pali. Poi c'è Covini col numero 13, Cicatiello, eccolo qui davanti a me, col numero 91. Santoro con la maglia di Mertens e Ruiu in avanti a completare il quintetto titolare. Per quanto riguarda invece la panchina dei celesti, si trovano Torelli e Mele che si stanno riscaldando. Per quanto riguarda invece la squadra dei bianchi, si schierano in campo con Grimaldi tra i pali, che è tornato dopo la poco felice esperienza di aver giocato in difesa durante l'ultima partita. Poi ci sono Bracilianese, Borriello in avanti e i due Vitulli, Francesco e Vincenzo, a completare il quintetto titolare. In panchina c'è il solo Gabriele Chierchia, del quale conosciamo bene il peso specifico all'interno della compagine di Capitan Grimaldi. Entrambe le squadre vengono da un risultato non proprio positivo. Forse è stato migliore quello degli Sky Jumpers, che hanno recuperato una partita messa storta contro i Monkeys grazie alla tripletta. Grazie alla tripletta di Santoro, punteggio di 3-3, ultimo gol sul finale praticamente. Mentre i bianchi dello Stadera non hanno giocato bene contro i Broncosauri, che anche approfittando delle assenze della squadra di Grimaldi hanno portato a casa una ottima vittoria. Non riesce questo 1-2 tra Grimaldi, chiedo scusa, tra Santoro e Covini. Da Grimaldi a Bracilianese. Pallone recuperato da Santoro, buona la parata di Grimaldi. Ciaramella riprende il gioco con la rimessa dal fondo corta a cercare Covini. Di nuovo Ciaramella, passaggio a Cicatiello, che serve Ruiu che si sgancia, uno contro uno con Vitulli, passaggio a Covini, c'è Santoro dall'altro lato. Covini preferisce la soluzione centrale passando a Ruiu, ma il trattore non ha seguito l'idea del compagno di squadra. Pressing alto di Cicatiello su Borriello, quindi occhio a Bracilianese, che tocca per ultimo il pallone, che finisce in fallo laterale a favore della squadra di Ciaramella. Ah no, visto male, scusate. Quindi è proprio Bracilianese a passare all'indietro a Vitulli. Chierchia, grazie. Grimaldi allarga piuttosto male, quindi Santoro dal fallo laterale. Covini, bella l'idea per Ruiu, che prova il tentativo di prima. Il pallone gli scivola sul destro e che finisce quindi sul fondo. Fallo qui, calcio di punizione per lo Stadera, fallo di Cicatiello all'altezza del cerchio di centrocampo. Ruiu un po' se ne rammarica, perché giustamente stava per tornare in fase difensiva, quindi poteva chiudere l'attacco avversario. Pallone praticamente sul cerchio del centrocampo. Uno solo in barriera. Covini, Grimaldi e Santoro a marcare i rispettivi uomini. Vitulli, passaggio a Grimaldi, il destro, pallone che finisce in calcio d'angolo, dice l'arbitro. Credo che il pallone abbia preso la schiena di Cicatiello. Vitulli, il destro, alto sul fondo. Ciaramella. Covini. Quindi Santoro, uno contro uno, occhio al ritorno degli avversari. Ruiu scivola, recupera palla Borriello, occhio a Chierchia, buona la chiusura di Covini, e quindi Santoro con furbizia tocca il pallone su un avversario e guadagna il fallo laterale. Santoro
che agisce dalle retrovie, passaggio a Covini che si allunga, poi combattono i due della stessa squadra per recuperare il pallone, poi lo perdono, no, il pallone finisce in fallo laterale. Covini si avvicina a Ruiu, ma buona è l'idea per Cicatiello che ci prova dalla distanza, pallone che finisce in fallo laterale. Buono Manu. Cicatiello, Ruiu non allunga bene per Covini. Santoro recupera palla, c'è Cicatiello in area, non è più nella metà campo avversaria, ma è ottimo il ritorno di Vitulli che guadagna anche fallo. Calcio di punizione, il secondo per l'FC Stadera. Grimaldi, brasilianese, sbaglia il passaggio ed il pallone viene recuperato da Celesti. Ruiu riceve da Ciaramella, il filtrante per Santoro, chiuso da Grimaldi che avanza palla al piede, quindi Vitulli. Occhio agli Sky Jumpers che sono in inferiorità numerica, ma Ciaramella fa un miracolo e poi Covini la spazza in fallo laterale. Vero miracolo di Ciaramella qui, che smanaccia il pallone in pieno pericolo. Brasilianese, quindi Vitulli, Chierchia. Passaggio a Vitulli, non c'è fallo, dice l'arbitro. Quindi Ciaramella. Santoro. Chierchia. Bravo Cicatiello che sale sulla sinistra con l'1-0 Sky Jumpers. Gran gol di Cicatiello da distanza considerevole. Chierchia, Vitulli, Borriello. Chierchia, si chiudono i celesti. Chierchia viene seguito da Cicatiello che allontana il pallone in fallo laterale. Santoro in pressing su brasilianese che tenta il tiro che finisce però sul fondo. Vitulli cambia, Vitulli dice a Francesco di cambiare fascia. Ciaramella, passaggio a Covini, tutti rintanati nella prima metà campo i celesti. Ciaramella sbaglia il passaggio, quindi brasilianese, deviazione di Cicatiello, calcio d'angolo. Posso dire che mi stai appestando in questa sigaretta? Chierchia di fianco, Cicatiello, pallone che finisce ancora in calcio d'angolo, non arriva a nessuno dei bianchi, pallone che si spegne in fallo laterale. Alla battuta va Santoro, si allunga Covini, Vitulli bravo qui ad evitare Santoro, esce Ciaramella e Cicatiello allontana il pallone ancora in fallo laterale. Borriello, salgono tutti i bianchi compreso Grimaldi. Brasilianese il sinistro, deviazione, calcio d'angolo. Occhio a Grimaldi che si fa vedere. Occhio a Grimaldi, stop di petto, controllo di Ruiu, fallo laterale per lo Stadera, deviazione, calcio d'angolo, sempre per lo Stadera. Borriello, pallone fermato da Cicatiello. Chierchia non stoppa bene, combatte con Ruiu che tocca per ultimo, fallo laterale per i celesti, dice l'arbitro. Scusami. Da Cicatiello a Covini. Bella l'idea per Ruiu che fa scivolare per Cicatiello di testa Ruiu a
fatto il tentativo del trattore. Da Grimaldi a Vitulli, vediamo se si può stare senza ombrello, ah, penso di sì, chiudiamo. Bravo, qui Covini che va in anticipo, prova il sinistro, deviazione, calcio d'angolo. Ancora deviazione, stavolta per gli Skies. Da Covini a Ciaramella. Cicatiello, pressing, quindi Santoro, stop sbagliato, occhio che il pallone finisce direttamente a Ciaramella che si stende e blocca la sfera. Arbitro sulla parata, non valgono i secondi, arbitro! Ruiu, Covini, Cicatiello, sbaglia lo stop, fallo laterale per i bianchi. Borriello, bravo Covini, senza complimenti. Grimaldi, cerchia largo, Francesco Vitulli, Vincenzo Vitulli, ci va Covini in pressing, quindi Gabriele Cherchia, piuttosto arretrato, prova ad avanzare, quindi Vitulli Francesco, Vitulli Enzo, evita Covini, evita anche un calcio di Covini, ah no, c'è il fallo qui di Covini, calcio di punizione per i bianchi. Vincenzo Vitulli, il destro sulla barriera. Mamma così. Hai visto appena venga valva. Quindi da Enzo a Francesco Vitulli, brasilianese. Bravo Cicatiello che devia, forse con un braccio, il pallone in fallo laterale. Brasilianese. Viene fermato forse un po' con le cattive da Mele, poi Cicatiello prova la finezza per Mele, ma è efficace stavolta ad evitare che il pallone avanzi. Poi ultimo tocco stavolta è di Vitulli, fallo laterale per i celesti, quindi da Cicatiello a Mele che è solo, combatte con Vitulli che tocca per ultimo e il pallone va in fallo laterale. Torelli, l'apertura all'indietro è per Ciaramella, si avvicina ancora Torelli, buono il filtrante per Cicatiello, c'è Mele dall'altro lato, buonissima l'uscita di Grimaldi e quindi Cicatiello il sinistro sul fondo, che bella l'idea tra Cicatiello e Mele. Sì, potete anche darli al fotografo, anzi se li dai a lui è meglio, non mi dire niente. Ah, boh, mi disse questo è cambio, mi dice niente. No, non ti preoccupare. Ciao Peppe, grazie. Ciaramella blocca il pallone e serve Torelli. Ah, all'indietro, passaggio rischiosissimo. Pallone a Cherchia, ottima! La chiusura di Covini in fallo laterale. Occhio a Grimaldi che sale sulla destra, il tiro sul fondo. Ah, penso tu. Ciaramella.
Torelli, quindi Covini. Apertura pericolosa per Cicatello, c'era Kirchen agguato e si vede. Di prima da Torelli a Mele, quindi Cicatello, l'apertura per Torelli, buona l'idea, ma c'è la chiusura di Bracilianese. Occhio a Chierchia, evita Covini, c'è il ritorno di Torelli e di Cicatello. Pallone bloccato da Ciaramella, quindi Cicatello. Torelli, Covini, buona la finta di corpo su Chierchia, quindi ancora passaggio a Cicatello, avanza in favore di Mele e prova ad accentrarsi, chiuso in calcio d'angolo da Torelli. Alla battuta pare vada proprio Mele, si fa vedere il solo Torelli nell'area di rigore avversaria. Mele prova una giocata impegnativa, pallone che finisce sul fondo, ottima qui la chiusura di Cicatello. E ancora Cicatello, stavolta chiude Chierchia. Pallone in fallo laterale. Francesco, scusa, non mi dire niente, mettiti un poco più sotto. Grazie, mi dire niente. Occhio a Grimaldi, ancora che sale. Direttamente in rete il pallone, che finisce in rete, il gol è convalidato. Bracilianese che ha colpito di testa per ultimo e fa 1-1. Bravo Bracilianese che senza paura va a colpire di testa su questo calcio d'angolo, nonostante una gamba alta credo di Cicatello, che è stato il primo a complimentarsi. 1-1 il punteggio, si può dire meritato per quanto visto tra Skies e Stadera, insomma di Stadera hanno comunque meritato di segnare. Chierchia scende e serve Vitulli, quindi Borriello che è entrato in luogo di Vincenzo Vitulli. Bracilianese, evitato Torelli, ancora Bracilianese, Borriello, Vitulli, ancora Borriello, ancora Vitulli, ben schierati i celesti, altrettanto molto ben schierati i bianchi. Poi Torelli beneficia di un rimpallo, avanza Torelli, il destro, buona parata di Grimaldi. Chierchia, pressing alto dei celesti, quindi Chierchia viene liberato da Borriello che prova a ricevere il pallone, ma però non si dice, fallo laterale per i celesti. Covini alla battuta, si fa vedere Cicatello, ma l'arbitro fiscale al quarto secondo naturalmente cambia la battuta, quindi Bracilianese, Vitulli, passaggio a Chierchia, ottima la chiusura di Vitulli, che è chiuso di Torelli, da Bracilianese a Chierchia. Il tacco di Vitulli, il controllo di Torelli che prova ad avanzare, idea complicata, quindi Bracilianese addomestica il pallone, chiuso Bracilianese, allontana in fallo laterale il pallone. Mele passa, si fa vedere Cicatello che prova il sinistro di punta, Grimaldi attento, devia di piede in fallo laterale, quindi Torelli si avvicina a Covini, buono il passaggio per Torelli ma è troppo stretto, quindi Mele in pressing, entra in area, Mele, ottima l'uscita di Grimaldi in fallo laterale. Covini, calcio di rigore? Io non ho visto ma mi fido dell'arbitro. Si avvicina con una certa decisione Ciaramella alla battuta di questo calcio di rigore, ma c'è Torelli. Torelli alla battuta, destro, gol, 2-1. Bravo Toro, bravo. Naturalmente l'esperto Torelli si occupa della battuta di questo calcio di rigore e fa 2-1. Borriello, Bracilianese.
Pressing di Mele, tocca il pallone, ma è ancora di competenza dello Stadera. Poi in qualche modo Cicatiello devia il pallone in fallo laterale. Pressing alto di Mele, quindi Grimaldi, brasilianese, partita bellissima e combattuta, ma soprattutto corretta ed equilibrata tra Skyjumpers ed FC Stadera. Siamo al 20° minuto del primo tempo, il punteggio di 2-1 per gli Skies. Covini, passaggio a Mele, l'idea era ottima, il pallone però finisce a lì. Grimaldi, Borrillo, c'è Chierchia libero, riceve palla, davanti a lui c'è Cicatiello, all'indietro brasilianese, Chierchia, ancora brasilianese, Torelli, tocca il pallone che però finisce ancora a Chierchia, ancora Vitulli, prova il destro, alto, sopra la traversa di Ciaramella. Grazie. Recuperiamo ragazzi. Ciaramella, passaggio lungo, Mele di petto, brasilianese di destro, apertura per Borriello, chiusura di Cicatiello che evita il fallo laterale, passaggio per Mele che non riesce ad agganciare il pallone, quindi di nuovo brasilianese che avanza evitando Torelli, occhio al contropiede, 3 contro 2 per i bianchi, il cross di testa, Cicatiello allontana in fallo laterale, anzi no, c'è Grimaldi che non la fa uscire, prova l'apertura per brasilianese, il destro di prima che finisce in fallo laterale. Cicatiello, l'apertura a cercare Torelli, ma c'è Francesco Vitulli che addomestica il pallone, quindi Grimaldi, Borriello, di nuovo Grimaldi, Borriello riceve palla, passaggio a cercare Chierchia, deviazione di Ciaramella, calcio d'angolo, ma è che tira fuori, hai detto tira da fuori, non ci arriva Ciaramella, c'è brasilianese, il gran gol di brasilianese, 2-2, doppietta, ottimo posizionamento di brasilianese che infila per la seconda volta, proprio ancora da calcio d'angolo, i celesti. Esce Chierchia ed entra Vincenzo Vitulli, Cicatiello, Torelli, ci prova Torelli ed è bravo Grimaldi a non far uscire il pallone, Borriello, Vitulli, attenzione, tutti in area di rigore dei celesti, insomma quando lo Stadera attacca è sempre un pericolo, calcio d'angolo, occhio a Borriello, quindi Grimaldi si aggiusta il pallone e la schiena di Cicatiello devia questo tiro in fallo laterale. Ci sono 1 metro e 20, ma poi te la giuritto qui. Sta a posto? Vale! Relax per Cicatiello dopo questo dopo questa bomba a mano. Vitulli recupera palla, c'è un fallo chiamato dall'arbitro, quindi tiro libero per lo Stadera che, attenzione, potrebbe portarsi in vantaggio. Sì, no, si è sempre battuto dal quinto, Andre. Vitulli, il tiro, il gol, 3-2, Ciaramella c'era arrivato
e proprio sul duplice fischio la partita va all'intervallo. Ricomincia il secondo tempo tra Stadera e Sky Jumpers. Il punteggio è di 3-2 a favore della squadra in bianco. Santoro lascia l'incarico della battuta a Ruiu, che poi gli restituisce palla. Quindi Covini in avanti a cercare Ruiu, ottimo, e Vitulli in chiusura acrobatica. Poi Vitulli per Enzo Vitulli. Francesco Vitulli avanza, evitato Ruiu e poi evitato anche Santoro, poi buona e la chiusura di Covini. Occhio a Ruiu che stava combinando un pasticcio. Poi Santoro sale evitando qualche avversario, quindi Cicatello si fa vedere. Ruiu, quindi Santoro ancora a centrocampo, uno contro uno con Vitulli, quindi Cicatello, passaggio a Covini. Avanza Covini, il filtrante a cercare Santoro che guadagna il fallo laterale. Si fa vedere Covini, il pallone però finisce direttamente in fallo laterale. Quindi Borriello alla battuta. Grimaldi, Vitulli, tocca Ruiu, pallone che finisce a Francesco Vitulli, quindi Grimaldi, Vincenzo Vitulli, Covini sbilancia Bracianese, Santoro gol 3-3, fulmineo pareggio degli Skies. Borriello, Bracianese, pressing a tutto campo di Santoro. Quindi Borriello prova a sganciarsi Covini, quindi Bracianese. Gabriele, ottima qui la giocata di Vitulli che prova ad infilare Ciaramella dalla lunga distanza. Ciaramella, Cicatello, il passaggio finisce diretto a Santoro, finisce in fallo laterale, quindi Ruiu tocca il pallone, ancora fallo laterale per gli Sky Jumpers. Ruiu a battere, quindi Santoro. Ruiu si allarga, Santoro invece si accentra, prova a cedere palla all'esperto capocannoniere degli Sky Jumpers. E poi Bracianese trova, no chiedo scusa, è Borriello che trova Bracianese, si accentra, il destro, bravissimo Ciaramella che deve in fallo laterale. Pressing di Santoro, Vitulli lo evita palleggiando, forse c'è un braccio di Covini ma gli Skies continuano, non c'è il fischio dell'arbitro, si ricompongono i bianchi, quindi Ruiu passa a Santoro, occhio al passaggio per Covini che guadagna il fallo laterale. Bianca, bianca! No, è bianca? No, c'è destra. Ruiu si gira, buona l'idea per Covini, l'apertura per Santoro che sbaglia lo stop, il pallone finisce sul fondo. Grimaldi con le mani non riesce ad agganciare Bracianese, pallone che si spegne in fallo di fondo. Ciaramella, Covini sta disputando una buona buona partita, il numero 13. Scatta Ruiu, si fa vedere Ruiu, il pallone è troppo lungo, dice bene il trattore, sorride Covini. Bravo Covini qui a chiudere Vitulli e guadagna anche il fallo laterale. Santoro, di nuovo per Santoro, questo passaggio di Ruiu, poi Santoro trova
la deviazione in fallo laterale di un avversario, non ho capito bene chi. Ruiu, chiusura di Vitulli. Tocca Grimaldi, pallone indirizzato a Covini, occhio alla chiusura di Santoro che rallenta un tempo di gioco a Vitulli che comunque si porta nella metà campo avversaria. Vitulli, bravo qui Santoro! Ho provato il gol della domenica. Fallo di fondo. Parolacce di Vitulli all'indirizzo di chi? Franci. Parolacce all'indirizzo di chi? Bravissimo Vitulli! Chierchia 4-3 ragazzi, ma Vitulli ha fatto l'inferno, va fa muck, però non si dice. 4-3 il punteggio. Ottimo Vitulli, il gol è suo. Santoro, Covini. Ruiu. Sale, si accentra, prova a chiudere a Santoro, ma Vitulli lo chiude. Occhio a Chierchia, evitato Covini. Ultimo tocco di Chierchia. Cicatiello. Sale, sale anche Covini dall'altro lato. Pallone proprio per lui. Brutto fallo qui di Grimaldi. Calcio di punizione per gli Sky Jumpers. Borriello allontana anche il pallone. Ammonito Grimaldi. Alla battuta pare vada Ruiu. Si allontana Santoro. Destro di Ruiu, gol 4 pari. Pallone che viene deviato dalla barriera, ma Ruiu trova il gol del pari. Chierchia, Vitulli, brasilianese. Borriello, Vitulli. Bravissimo Vitulli. Tunnel su Ruiu. Occhio a Chierchia. Bello il tiro di Chierchia, che però finisce alto. Ciaramella. Cicatillo. Quindi Covini. Pallone per Cicatillo, facile però la parata di Grimaldi. Occhio a Chierchia. Il brasilianese allontana Santoro. Vitulli, brasilianese, chiude Santoro. Cicatiello, tocca Chierchia, fallo laterale. Siamo al decimo del secondo tempo. Pallone che finisce a Ruiu, gol 5-4. Vitulli, tocca Cicatiello, pallone che finisce a Vitulli, ancora un rimpallo a favore del fantasista dei bianchi. Chierchia, ci va Covini, evitato Covini, attenzione ancora Chierchia, ritorna anche Santoro. Pallonetto, Vitulli di spalla, Covini di testa. Santoro ci prova! Pallone tra le braccia del portiere. Santoro, una furia. Santoro, tra l'altro, Santoro, Grimaldi e Borriello giocano un altro torneo.
insieme nella stessa squadra. Quindi i due si conoscono stra bene. Ammonito e Borriello che è questo qua con la maglia a strisce nera, no, con le righe. Santoro sì, ma sapessi io che opera diplomatica ho fatto per averlo qua. C'è anche Grimaldi che si fa vedere. Cerchia al sinistro, parata di Ciaramella. E quindi Borriello, passaggio a Vitulli, direttamente tra le braccia del portiere. Santoro, bravo Ruiu che chiude. Vitulli, il destro sul fondo. Arbitro sulla rimessa, sono 6, ha ragione. Santoro si accentra, chiude la linea di passaggio di Tulli, ancora Santoro che tocca per ultimo, fallo laterale per i bianchi. Di Tulli non ci arriva, fallo laterale per i celesti. Dario! Bravo Borriello. Santoro destro, ah, sfiora il gol. Recupera Covini, cede a Santoro e prova il cross, non è che finisce sul fondo. Vitulli, Cherchia allontana Ruiu, quindi Vitulli, Cherchia, Covini uno contro uno con Vitulli e poi Ruiu, stava per infilare. Partita nervosa, ho perso i minuti. Grimaldi, Vitulli, bravo Santoro, chiede ancora Grimaldi, Cherchia, Vitulli all'indietro per Grimaldi, recupera Santoro, Vitulli instancabile, con le cattive ci prova Cicatiello, che vantaggio che non si è concretizzato, calcio di punizione per i bianchi, viene ammonito Cicatiello. Anto, scusa, vedi che i celesti volevano fare cambio, vedi un attimo. Hanno anche lo stesso pallone, lo stesso. Scusa. Stai tu. Non mi ricordo, non ci conosciamo. No. Vitulli, no, scusa, pensavo ci conoscessimo. No, entra Torelli. Time out concesso e terminato. Vai. Pallone che arriva a Cicatiello e Francesco Vitulli senza fare fallo lo devia in fallo laterale. Covini allarga per Torelli a destra, prova a passare a Santoro.
Quindi Chierchia in velocità prova a superare Covini. Pallone non è uscito, dice l'arbitro, ed è giusto così. Pallone che finisce in rete, 5-5 il punteggio. Occhio a Chierchia, alto! E dai, sveglia! Ma perché mi assicuro che ci hanno fumato? Ma perché? Punteggio in parità, 5-5 tra Sky Jumpers ed FC Stadera. Avanza Torelli. E guadagna fallo su Bracilianese. Cicatello. Quindi Covini. Più veloce. Ha provato ad allargare per Santoro. Avrebbe potuto servire Ciaramella più agevolmente, ma confuso Covini. Devia in fallo laterale. Di Tulli, Bracilianese. Aiù, qua è solo? Per un soffio non ci arriva Santoro, quindi Di Tulli. Pressing di Cicatello su Chierchia, quindi Grimaldi. Fabrizio, ancora. Non ci arriva Torelli, quindi Covini. Brutto fallo di Francesco Vitulli su Covini, che guadagna fallo. Ci fermiamo un attimo. Tutto ok per Covini, che ci eravamo un po' preoccupati, perché insomma. Covini, Cicatello, Chierchia tocca il pallone, fallo laterale per i celesti. Covini, io ho perso i minuti. Buono Manuel. Vai Daniel, finché non fischia gioca. Di Tulli. Non ci fermiamo. Apre per Bracilianese, quindi Chierchia. Contrasto regolare di Cicatello. Fallo laterale per... Dai Mauro, non fa niente. Bianchi, Di Tulli. Apre per Grimaldi. Il filtrante, pallone in mezzo. Bracilianese, Cicatello allontana. Fallo laterale per i celesti. Santoro, dribbling rischiosissimo. Chierchia, occhio, in mezzo c'è Bracilianese. Ci arriva Torelli, sale con Covini. Il tiro, Covini alto. Vai, allarghiamo subito, siamo 3-1. Chierchia, Covini, calcio il pallone su Chierchia. Tiro libero, temporeggia. Già hanno fatto 4 fallo. E vado. Ancora. Di Tulli tocca Torelli, fallo laterale per Bianchi. Aiuto a sinistra. Bravo Manu, temporeggio. Va bene, bravo. Fallo di Chierchia, bravissimo Covini. Vai, pure noi siamo a 4. Dai, passiamo pure a mettere. Vai, dai. Ciaramella. Quindi Torelli può salire a destra. Occhio che è lunga. Bravo. Quindi Santoro prova ad evitare Vitulli. Tocca Santoro, fallo di fondo. Vice. 5 minuti. Di Tulli, quindi Bracilianese all'indietro per Borriello, apre per Francesco Vitulli. Occhio a Bracilianese, accenna all'uscita Ciaramella, poi Covini si mette in posizione, quindi Chierchia.
Deboreggia Daniele, deboreggia, bravissimo, bravissimo. Ancora, ancora. Occhio a Borriello. L'apertura per Bracilianese, che stoppa male. Il pallone finisce un fallo laterale. Quindi Covini, occhio al pressing di Borriello. Gol di Torelli, 6-5 il punteggio per gli Sky Jumpers. Ciao Benedetto. Chiusura di Cicatello, sale anche Torelli, troppo corto il pallone, Vitulli allontana, Covini di punta, Borriello, Grimaldi, Vitulli, bravo Covini a chiudere, quindi Chierchia, Veronica, destro di Bracilianese, ancora Chierchia, gol ragazzi, 6-6, la partita eccezionale. Il solito Vitulli scortese. Santoro ci prova dalla distanza, pallone che finisce in fallo laterale. Signore! Bravi, vai, marcate, oh! Santoro alla battuta di questo fallo laterale, quindi Cicatello evita Borriello, ma poi c'è Chierchia lì, Bracilianese, Torelli chiude, ancora in fallo laterale, quindi Chierchia alla battuta, Borriello avanza, Borriello, occhio al passaggio per Bracilianese, di testa Chierchia, pallone sul fondo. Ciaramella. Mau, no, gira di mano. Sale Santoro. Vai, pallone sul fallo laterale. C'è Torelli. Di nuovo Santoro. Destro. Ottima chiusura in fallo laterale. Non ho capito se è di Grimaldi o di Enzo Vitulli. Oh, calcio d'angolo. Santoro. Tocca Cicatello. Tiro libero. Protestano i bianchi per questa decisione arbitrale. Si arrabbia di Vitulli. Batte Torelli, il destro, parata di Grimaldi. Scusami. Chierchia, occhio al contropiede, bravissimo Covini in fallo laterale. Vincenzo Vitulli si gira, prova a toccare Santoro, ancora Covini che non tocca, fallo di fondo dice l'arbitro. Mauro, occhio. Torelli, Cicatello, prima di tutti ci arriva Borriello, Vitulli, passaggio a Bracilianese, tocca Covini, ottimo Cicatello, pallone che finisce a Grimaldi, lo scavicchio, Cicatello in anticipo, Vitulli, fallo, no, arbitro è di seconda, arbitro è di seconda,
Bravo, bravo, sei gamba tesa, ottima. Da Kerchia a Santoro, tocca Santoro per ultimo, fallo laterale per i bianchi. Partita di sacrificio quella di Santoro fino ad ora, che non ha trovato la rete. Occhio a Brasilianese, poi Grimaldi alle stelle, il tentativo del portiere. Occhio dietro, no, ti prego, no. Gol. Palo, non è uscita, non è uscita, non è entrata, non è entrata, non è entrata. Protestano veementemente contro l'arbitro, il pallone però è preda degli Sky Jumpers. Andiamo, andiamo. L'arbitro di seconda mano decidi tu, però. Io sono l'arbitro di seconda mano. L'arbitro decidi tu quando avanti sta mano, 4 secondi. Dai, Enzo, dai, dai. Enzo, diciamo, sei io o sei tu? Sta stomatizzando di due anni, non so se si è diventato quanto. Apre a Grimaldi che avanza sulla destra, ottima chiusura di Corelli. No, Santoro non ci arriva, quindi fallo laterale per i celesti. No, no, giochiamola, giochiamola. Da Santoro a Torelli, chiusura di Gabriele Chierchia, poi combatte Covini, quindi Grimaldi. Santoro, paratona di Grimaldi all'ultimo minuto, quindi Cicatiello, triplice fischio dell'arbitro. Partita fantastica tra Sky Jumpers e FC Stadera, che pareggiano 6-6, non proprio contenti gli uomini in bianco. Parliamo con entrambi i capitani, parliamo anche con Grimaldi e Ciaramella. Allora, voglio dire una cosa alla telecamera, ti giuro, figurati, te la conto, te lo dicevo. Faglielo vedere. No, io, ma no, ma da là non si vede, ti giuro, da là non si vede. 6-6 è un risultato giusto. Come? Tra me non sa ci capisciare giù stasera, penso io comunque. Oh, aspetta un attimo. È comunque, al di là delle polemiche che lasciano il tempo che trovano per un torneo di calcetto, è comunque un pareggio che insomma è stato divertente fondamentalmente. Va bene, è stata una bellissima partita, abbiamo sbagliato dalle parti entrambi i portieri. Sicuramente, un commento anche tu. Sicuramente che questa vittoria a noi ci serviva di più per la classifica, perché siamo fra le prime tre che possiamo classificare. Vabbè, anche gli Sky sono quarti, quindi vi spartite la torta. Dobbiamo vedere Griff e Broncosauri che hanno fatto di là per muovere la classifica. Pure loro, tipo ammogliati contro Scapoli. Li lasciamo, li accompagniamo negli spogliatoi. Ottima partita tra Stadera e Sky, 6-6 il punteggio.